Per molti è stato il centravanti classico più forte di sempre. Non era bello da vedere, con quelle spalle spioventi, il baricentro basso e quelle cosce ipertrofiche. Eppure, se c'era una palla vagante in area di rigore, avevi sempre la stessa sensazione, che ci sarebbe arrivato lui, prima di tutti gli altri. Il gol. Viveva per questo. Le diffidenze su di lui ad inizio carriera le aveva vinte grazie alla cosa che sapeva fare meglio di tutti gli altri: spedire quel maledetto pallone in fondo alla rete. Poi è arrivato il momento di uscire dal campo e a quel punto tutto si è capovolto. Le sue certezze, la routine degli allenamenti, lo spogliatoio, i compagni di squadra, era tutto finito e sostituire l'estasi del gol fuori dal campo non è stato proprio possibile. Alcol e depressione, toccare il fondo e provare a risalire, e molti avranno capito chi è. Noi vi raccontiamo la sua storia. Non so davvero come tutti gli altri ci siano riusciti. Molti di loro sono rimasti nel calcio, come allenatori, dirigenti, procuratori. Altri hanno cambiato radicalmente campo di interesse. Qualcuno è entrato in affari, rilevando o avviando un'attività. Quel matto di Sepp Maier ha perfino lavorato per un po' in un circo. Insomma, in un modo o nell'altro sono andati avanti. Io invece non ce l'ho fatta proprio a riempire quel vuoto. Sapevo che sarebbe stata dura, ma non così dura. Un po' lo immaginavo però. Per loro sarebbe stato più facile. In fondo, quando giocavamo insieme nel Bayern Monaco e nella nazionale tedesca, loro dovevano difendere, marcare un attaccante, parare i tiri avversari o galoppare sulle fasce e fare dei cross. Tutte cose che è più facile dimenticare, mettere via come un album di fotografie in un cassetto e andare avanti. Io invece facevo gol. E non c'è paragone. Il gol è tutto. Il gol è ossessione prima e deliberazione dopo. E poi ci sono quei 5 secondi dopo che la palla ha superato quella maledetta linea bianca. Ecco, quei 5 secondi sono una droga. In quei 5 secondi non sai chi sei, dove sei o cosa stai realmente facendo. Ebbrezza, rapimento, visibilio, abbandono, estasi, felicità. Scegliete voi la parola più adatta. Quei 5 secondi sono stati la mia droga per più di 20 anni. E devo proprio ammetterlo, di drogati come il sottoscritto nella storia del calcio ce ne sono stati davvero pochi. 68 dosi in 62 partite con la nazionale del mio paese, 35 in 35 partite nelle coppe europee, 662 in 725 partite nei 3 club in cui ho giocato in carriera. Il gol è tutto. Pelé un giorno disse che fare gol è come avere un orgasmo. In molti hanno pensato che avesse torto o che quantomeno avesse esagerato. Anch'io penso che avesse torto. Infatti non c'è nemmeno paragone. Fare gol è meglio di tutto. E non solo per quei famosi 5 secondi, anche per quello che significa dopo. Il pensiero su cui crogiolarti fino alla prossima partita, il sollievo di aver assolto il tuo compito, fino alla prossima partita appunto, dove tutto ricomincia da capo. Dove il gol torna a essere un'ossessione e sai che hai un bisogno disperato di un'altra dose. Per me è stato così per anni. Fino a quel giorno di dicembre del 1981, quando ho dovuto dire basta. Le mie tozze e storte gambe non ce la facevano proprio più, anche se con la testa avrei potuto giocare altri 10 anni.
Il giorno dopo stavo già scivolando in fondo a quel buco nero dove mi trovo ora. Non avevo più nulla della mia vita precedente. I giorni con le mie certezze, i miei riti e le mie abitudini erano finiti, per sempre. Allenamenti, partite, ritiri, trasferte, riunioni tecniche, i compagni di squadra, lo spogliatoio, gli scherzi, i pranzi, la preparazione estiva. Ritmi meravigliosamente sempre uguali, tempi scanditi e conosciuti, tutto finalizzato alla partita. E naturalmente al gol, la mia droga. Ora tutto questo non c'è più, finito per sempre. E io mi sento completamente perso. Guardo i miei vecchi amici, Sepp, Uli, Franz, perfino Hans Georg e la sua edicola, sono sereni. Io, dopo più di 10 anni da allora, sono rimasto ancora là. Forse addirittura a quel giorno di luglio del 1974, quando ho capito, nell'esatto momento in cui quel tiro mio contro l'Olanda aveva superato quella maledetta linea bianca di porta, che non avrei mai più rivissuto un momento come quello. E avevo ragione. Un mio gol aveva consegnato al mio paese i mondiali di calcio. Quel giorno ero sul tetto del mondo. Ora sono nel buco del culo dell'inferno. È l'estate del 1992. Gerd Müller, il più grande centravanti della storia del calcio tedesco, è ormai da anni un alcolizzato. La depressione che lo ha colpito praticamente appena finita la sua fantastica carriera lo ha portato a cercare nell'alcol l'antidolorifico in grado di lenire il dolore di una vita senza più il calcio, senza più il gol. Franz Beckenbauer, Sepp Maier e Karl-Heinz Rummenigge, grandissimi calciatori del passato del Bayern Monaco e i primi due compagni di squadra di Müller nel periodo d'oro del calcio tedesco negli anni 70, sono all'aeroporto di Monaco di Baviera, al ritorno da una trasferta con il team. Passano davanti al bar con le loro valigie. Vedono un uomo con la barba lunga, trasandato e in evidente stato confusionale. Sembra assai più vecchio della sua età, ma lo riconoscono. È Gerd Müller, il più forte centravanti della storia del calcio tedesco. Non possono sopportare di vedere il loro amico di tante battaglie ridotto in quel modo. Saranno loro tre ad occuparsi di Gerd, pagandogli il soggiorno in una clinica dove disintossicarsi dall'alcol e una volta uscito inserirlo nello staff del settore giovanile del Bayern Monaco. Il video racconto proseguirà a breve. Non dimenticare di iscriverti a questo canale Destini di Calcio, di mettere un like a questo video e di condividerlo con i tuoi amici e i tuoi contatti social. Grazie. Ora riprendiamo. Buon divertimento. Dove Gerd Müller lavorerà per oltre 20 anni, prima sul campo mettendo a disposizione la sua enorme esperienza per i ragazzi delle giovanili e in seguito come dirigente. Pochi anni fa, nel 2015, è il Bayern stesso ad annunciare che Der Bomber, così veniva chiamato da tutti i tifosi tedeschi, è affetto dal morbo di Alzheimer. Ora è in una clinica, fatica a riconoscere i vecchi compagni e ricorda molto poco del suo grande passato. Ma al Bayern Monaco nessuno l'ha mai lasciato solo. Anche perché, senza Gerd Müller, il Bayern Monaco non sarebbe mai stato quello che è stato. Gerd Müller nasce a Nördlingen il 3 novembre del 1945. In una Germania distrutta dal recente conflitto bellico, Gerd cresce praticamente in miseria, ma nella sua Nördlingen non c'è nessuno che abbia un solo dubbio su quale sarà il futuro di questo ragazzo, ai vertici del calcio tedesco. A 19 anni il Bayern Monaco lo inserisce fra le sue fila. Gerd è dapprima deluso. Per lui c'è solo una squadra, quella di cui è tifosissimo e quella dove sogna di giocare, il Norimberga. Il Bayern, tra l'altro, è nella seconda divisione tedesca e punta proprio su giovani come lui, il mediano Franz Beckenbauer e il portiere Sepp Maier, per salire in Bundesliga. Inutile dire che con 3 talenti del genere l'obiettivo viene subito raggiunto grazie anche alle 39 reti in 32 partite segnate da Gerd Müller. E tutto questo nonostante lo scetticismo iniziale del mister del Bayern di allora, Zlatko Tchaikovsky, che la prima volta che lo vide disse di lui: «Cosa pretendete che ci faccia con questo basso e grasso ragazzo?» Fino al 18 ottobre del 64 per Gerd non c'è spazio in prima squadra. 10 partite di campionato nelle quali Gerd aspetta impaziente la sua chance. Ma le sue autentiche caterve di gol nella squadra riserve del Bayern e la pressione di molti dirigenti del club convincono l'allenatore ad inserire Müller in prima squadra. Da quel momento non ne uscirà più. Nel giro di poche stagioni, il Bayern Monaco diventerà la squadra più forte di Germania. 2 anni dopo il suo arrivo al Bayern, Müller esordisce in nazionale. Ma la sua consacrazione arriva nel 1970. La Germania va ai mondiali messicani come outsider, ma dopo uno stentato avvio contro il Marocco, vittoria per 2-1, la squadra decolla.
Il vecchio bomber Uwe Seeler si sacrifica come spalla di Müller e i risultati sono subito spettacolari. Gerd segna due triplette consecutive nelle due partite successive contro Bulgaria e Perù e il gol anche che nei quarti di finale manderà a casa gli inglesi campioni in carica, permettendo così alla Germania di giocare la storica semifinale dell'Azteca contro l'Italia, dove altre sue due marcature non saranno sufficienti però alla Germania Ovest per raggiungere la finalissima contro il grande Brasile di Sua Maestà Pelé. Le 10 reti nel torneo gli varranno il titolo di capocannoniere e a fine stagione il prestigioso pallone d'oro di France Football. Da questo momento in avanti Gerd Müller diventerà l'imprescindibile bocca da fuoco sulla quale Germania Ovest e Bayern Monaco costruiranno i loro successi. Europei del 1972 e mondiali del 74 per la nazionale e ben tre coppe dei campioni consecutive per i bavaresi. La finale mondiale con l'Olanda sarà la sua ultima partita con la nazionale tedesca. Dissidi con la federazione lo convinceranno a rinunciare per sempre alla maglia bianca della Germania Ovest, ha neppure 29 anni. Ma con il Bayern Monaco la sua fame insaziabile di gol non si placa, anzi, dopo l'incredibile exploit del 72, 85 reti segnate nell'anno solare, in 60 incontri ufficiali, per il Bayern di Müller, Beckenbauer, Maier e Hoeneß arrivano come detto tre titoli consecutivi nella Coppa dei Campioni fra 74 e 76. In due di queste i suoi gol saranno decisivi anche in finale. Prima con la doppietta rifilata ai colchoneros dell'Atletico Madrid nella ripetizione del match e poi con il secondo gol che stese definitivamente le velleità degli inglesi del Leeds United nella finale di Parigi del 1975. Müller continua a segnare con impressionante regolarità anche negli anni successivi. Non ha più la rapidità di un tempo, ma sembra che il suo incredibile opportunismo si sia ulteriormente acuito. Dove c'è la palla, c'è anche Gerd Müller, dirà di lui il compagno Paul Breitner. Nel 79 però ci sono dissapori crescenti fra Müller e la dirigenza del Bayern. La logica direbbe che è con il team tedesco che Der Bomber dovrebbe chiudere la sua meravigliosa carriera, ma non sarà così. Anche per lui ci sono le sirene della NASL, il campionato di calcio del Nord America, che all'epoca attraeva calciatori del calibro di Pelé, Beckenbauer, Best, Cubillas o anche il nostro Giorgione Chinaglia. Gerd approderà al Fort Lauderdale Strikers, dove si confermerà spietato realizzatore e dove, nella sua seconda stagione, porterà con i suoi gol gli Strikers alla finale, persa poi proprio contro i Cosmos di Pelé e del capocannoniere del torneo, Giorgio Chinaglia. Nel 1981, come detto, chiuderà la sua incredibile carriera, entrando purtroppo in una spirale di depressione e alcolismo, dalla quale comunque ne uscirà, con grande forza di carattere e con il prezioso aiuto dei vecchi amici di tanti trionfi. Il video racconto proseguirà a breve. Non dimenticare di iscriverti a questo canale Destini di Calcio, di mettere un like a questo video e di condividerlo con i tuoi amici e i tuoi contatti social. Grazie. Ora riprendiamo. Buon divertimento. Di Gerd Müller fin da ragazzo colpiva la grande educazione, modestia e umiltà. Quando tutti al Bayern si stupivano per l'ostracismo del mister Zlatko Tchaikovsky nei suoi confronti, l'immancabile risposta di Gerd era: inutile continuare a parlarne, l'unica maniera di convincerlo saranno i gol, nelle riserve, in amichevole e in allenamento. Una delle più grandi risorse di Gerd era la sua incredibile determinazione. Al termine della stagione 70-71, la delusione per la mancata conquista del titolo con il Bayern, battuto di 2 punti dal Borussia Mönchengladbach, e la sua personale sconfitta nella classifica dei marcatori, il cannone d'oro, così ribattezzata in Bundesliga, vinta da Lothar Koblund con 2 reti più di Müller, convincono Gerd a rinunciare alle vacanze estive. Passerà l'estate ad allenarsi. All'inizio della preparazione i suoi compagni stenteranno a riconoscerlo. Gerd si presenta con baffi e barba, ma soprattutto con 4 kg in meno e un fisico muscoloso come mai prima di allora. Il premio per questa estate di sacrifici e rinunce sarà una stagione memorabile chiusa dal Bayern come campione di Germania e da Gerd con un record ancora imbattuto di reti in Bundesliga, 40 in 34 partite. L'anno solare 1972 sarà come detto quello di un record capace di resistere fino al 2012. Gerd Müller, nell'anno in cui la Germania Ovest si consacrò campione d'Europa, segnò la bellezza di 84 reti ufficiali in appena 60 partite. 40 anni dopo, Leo Messi fu capace di segnarne 91, giocando però 9 partite ufficiali in più del centravanti tedesco.
Beckenbauer è stato da sempre uno dei suoi più grandi estimatori. Era brutto da vedere, con quelle gambe corte e tozze, le spalle spioventi, ma era veloce come un fulmine e saltava come un'anguilla. Con lui non potevi distrarti un solo secondo. La sua abilità nel gioco aereo fu una delle armi migliori di Gerd, che con i suoi 174 cm non era certo un gigante, ma la sua elevazione e il suo tempismo gli permettevano spesso di avere la meglio contro difensori assai più prestanti di lui. Sempre Beckenbauer racconta di un bellissimo scambio di battute fra i due durante una partita in cui il Bayern stava soffrendo sotto gli attacchi avversari. «Ehi Gerd, non sarebbe male se rientrassi un pochino a darci una mano in difesa?» gli gridò Kaiser Franz. «Certo», fu la lapidaria risposta di Müller, «quando tu verrai qua in attacco ad aiutarmi a fare qualche gol, io verrò in difesa a dare una mano a te». Sono però le parole di Paul Breitner quelle che suggerano più di altre l'importanza e il valore di questo fantastico attaccante. «Senza di lui non avremmo vinto nulla di quello che abbiamo vinto, al Bayern e in nazionale, e per nulla, intendo proprio nulla».